buongiornissimo. Ci siamo, oggi è domenica e per la prima volta faremo solo le gare la domenica e niente qualifiche. Ieri mi sono qualificato 12esimo con un buon tempo, meglio dei tempi che facevo nelle libere. Poi tra l'altro, avendo anche saltato un intero un turno e mezzo di libere, sono molto contento. Uno dei ragazzi che si è qualificato davanti a me purtroppo oggi non ci sarà, quindi tutta la griglia scala avanti di un posto e quindi in realtà parto 11esimo, che è molto molto bene. Sono contento, sono carico, pronto per la gara e adesso c'è solo da andare duri e fare un po' di rimonta, dai. Ci vediamo post gara. Si parte in questo momento con gara 1 della Legends Caritari. Ok, dopo questo primo minuto di ansia posso parlare. È assurdo quanto si debba stare attenti a tutto quello che succede. Devi avere gli occhi davanti, dietro, di fianco, ovunque, perché veramente devi stare attento. Uno, a non farti cannonare, e due, a non cannonare gli altri, perché tutti provano a sorpassare, me incluso. E quindi devi veramente avere gli occhi super aperti. Poi figuriamoci, io arrivo da uno sport in cui l'unica cosa a cui devi stare attento è te stesso, al limite il vento. Però sicuramente non a tutto quello che fanno gli altri, mentre qui veramente devi essere super sul pezzo. Ed è proprio qui che viene fuori la racecraft, la capacità di sorpassare, di non farsi sorpassare, comunque di mantenere la posizione. Che in questa partenza, a differenza di tutte le altre partenze che ho fatto, è andata particolarmente bene. Oh raga, imparo anch'io, un po' alla volta, ma imparo anch'io. Che poi, diciamoci le cose come stanno, non è che avendo passato verdi lui sta lì calmo e si accontenta e dice vabbè lo lascio andare, come d'altronde non farei io. Non mollava un secondo, lo vedevo lì negli specchietti attaccato che aspettava solo che io facessi un errore. La verità però in queste gare è che se ne hai di più, tanto di più come in questo caso verdi, prima o poi il modo di passare lo trovi di sicuro. Troviamo Giussani in sesta piazza, Rodorigo in settima, Bonci in ottava, Ian Rocca molto bene in nona posizione, quindi Luca Verdi in decima, Omar Sassi in... Cappelli, quale però riesce a difendersi molto bene, incrocio di traiettoria, la lotta per la quarta e quinta posizione, poi vediamo anche cosa accade alle loro spalle con Giussani, Rodorigo e Bonci racchiusi nello spazio di pochi decimi. Lo so, avrei dovuto chiudergli la porta, però qua erano 5 minuti ormai che provavo a tenerlo dietro, non ce la facevo più e quindi ho pensato lo lascio passare e magari riesco a attaccarmi dietro e farmi trainare un pochino e staccare quelli dietro. Sì, che poi tra l'altro per farlo passare e non farmi distaccare più di tanto ho anche rischiato di girarmi da solo. Grande. Non pensate che io mi sia arreso. Ero lì, pronto, tonico come non mai. Al primo errore, boom, ero dentro. Non c'era niente da fare, ero lì che aspettavo solo quello. Ecco, logico che se poi gli errori li faccio io, non è proprio il top, però vabbè, niente. È passato anche lì bene. E niente, quindi si va a caccia.
mentre nel giro precedente Roberto Libè è riuscito a scavalcare il portacolori Heroes Valley Jan Rock, che al momento occupa l'undicesima posizione, mentre davanti niente, a questo punto le mie gomme hanno ufficialmente deciso di abbandonarmi. Altri sorpassi li vedo veramente veramente difficili, a meno che quelli davanti facciano errori, ma li vedo abbastanza concentrati. Quindi piano B, obiettivo non farmi passare da Dalla Valle e Impetuoso, che al momento sono i due miei rivali principali per il campionato perché mi sono davanti. Quindi modalità difensiva attivata e tengo botta e sperando in errori davanti e in nessun agguato imprevisto da dietro. Guadagnare terreno abbiamo sentito anche da parte un po' di tutti i piloti nella giornata di ieri, le difficoltà anche nel mandare in temperatura gli pneumatici e soprattutto nel poter sfruttare appieno le potenzialità delle proprie gomme per un determinato numero di giri, quindi sarà molto importante anche l'aspetto legato proprio alla gestione degli pneumatici nell'arco di due gare che, come ricordiamo, saranno caratterizzate da temperature davvero molto elevate. Altro passaggio. Ero in un limbo, troppo lontano da quelli davanti per andarli a prendere e abbastanza lontano da quelli dietro per non farmi prendere o comunque per non dovermi ammazzare per tenerli dietro. Diciamoci le cose come stanno, faceva un caldo imbarazzante, cioè io dentro con la macchina stavo crepando di caldo, però tutto sommato rimanere lì poteva anche andarmi abbastanza bene, dai. Ottima lettura di gara, Ian. Bravissimo. Adesso hai Impetuoso attaccato al culo, quindi devi anche tirare per tenerlo dietro. E indovinate un po' cos'è successo quando ho iniziato a tirare? Le gomme erano completamente cotte e non stavo più in pista. Mi dispiace dirlo, ma a questo punto c'era solo una cosa che poteva salvare la mia gara. Una bella safety car. Occhio lì, è uscito Ste. Cacchiarola, non credo sia per un incidente perché comunque ha rallentato ed è uscito piano, penso un problema tecnico. Ma sia mai che a questo punto le mie preghiere per una safety car vengano esaudite? Hashtag mai una gioia, proprio adesso che mi serviva la safety car, uno è fuori e non la mettono. Vabbè, vediamo come procede. C'è una bandiera, c'è una bandiera gialla, c'è una vettura ferma, c'è una vettura ferma, sì, la vediamo, ferma a bordo pista, doppia vettura, anche un'altra. Il numero 25 di Braguet, ferma. Sì, sì, fermo anche Braguet e entra in azione la full corsiello, quindi che darà origine all'ingresso della safety car. Quando mancano circa 3 minuti alla conclusione, a questo punto è facile ipotizzare un arrivo alle spalle della safety car, però mai dire mai. E a questo punto me lo auguro, anche se è vero che se faccio una partenza come quella di prima potrei guadagnare qualche posizione. È anche vero però che potrei perderne altrettante, quindi non si augura mai, però a questo punto io spero che la gara finisca sotto safety car. A questo punto c'è una concreta opportunità che la gara possa terminare alle spalle della safety car, anche se i commissari sono molto molto rapidi ed efficaci per cercare di rimuovere le vetture dalla posizione pericolosa. Che poi adesso vi racconto una cosa divertente. Non so se sono suonato io o se effettivamente non ci fosse, ma secondo me sul rettilineo non c'era il timer, l'orologio che fa vedere quanto tempo manca. Quindi a questo punto io ero lì che provavo a guardare sulla telecamera quanti minuti di registrazione avevo fatto per fare un calcolo mentale e capire più o meno quanto tempo mancava. E secondo i miei calcoli precisissimi mancavano 5 minuti, quindi mi stavo seriamente cagando sotto per un'eventuale ripartenza. Poi in verità mancava poco più di un minuto, quindi non c'era assolutamente nessun pericolo, però io in quel momento ero abbastanza... Arriva adesso la bandiera a scacchi per decretare il secondo successo consecutivo in campionato per Simone Borghi, secondo posto per Remigio Cappelli, terzo per Luca Ferrario, quarto per Alberto Nasca, quinto per Alessandro Bollini, con Rodorigo, Bonci, Giussani, Verdi e Libè all'interno della top 10, quindi Rocca,
poi impetuoso Alboni, De Toffol che chiude qua. E qui inizia la rimonta nei confronti suoi, perché l'altra volta lui ha vinto e io sono arrivato tredicesimo. Oggi io sono arrivato undicesimo e lui è arrivato quarto. Sapete tutti che cosa significa? Sto per vomitare, aspetta, mi fermo. Sapete tutti che cosa significa? Che sei sempre dietro. Ma ancora per poco, stai calmo. Comunque sto allungando. Però è stata... Beh sì, è stata proprio una bella gara comunque. No. Come? Per me no. Ma no, allora è stata oggettivamente una bella gara, perché per la prima volta io la tiro così, non ci sono state safety car, o comunque non safety car per incidenti, ma per danni tecnici. Finita. Sì, però è uscita al penultimo giro, quindi io sono molto contento della mia gara. In gara 2 vengo a prenderti. Aspetto al parco Bene, un po' di culo ragazzi ogni tanto ci vuole. P11, miglior risultato finora. Non sarà il miglior risultato della stagione, tranquilli, anche perché vi ho fatto una promessa nello scorso video. Obiettivo P10 per questa gara e poi pian pianino sempre meglio. Mi sento che in gara 2 P10 o comunque una top 10 è fattibile. Ho il passo, devo chiaramente stare attento alle gomme, perché se vado in gara 2 come ho fatto in gara 1, ciao. Però mi sento di avere il passo, quindi P10 è assolutamente fattibile. Ah, tra l'altro gara 1 ho finito primo della mia categoria, quindi la classifica inizia a cambiare forma, perché al momento sono terzo. Tra l'altro voi nei video mi vedete esultare perché sono arrivato undicesimo e penserete: questo è pazzo o è un esaltato? Assolutamente no ragazzi, tutto il contrario. Nella mia carriera da skier ho imparato una cosa: la vera gara è contro noi stessi, l'importante, l'unica cosa che conta è dare il 110%. Preferisco mille volte arrivare undicesimo e sapere di aver dato tutto me stesso per quel risultato, piuttosto che arrivare primo avendo dato solo il 50%. Siate felici dei risultati che ottenete con impegno, festeggiate e esaltatevi quanto volete, perché alla fine quando andate a letto la sera è con voi stessi che fate i conti, e se avete dato il 100% lo sapete. Grazie per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto e ci vediamo per gara 2, perché ci sono un sacco di sorprese che vi aspettano. Ciao! Contatto che coinvolge 2, 3, 4 vetture.